Giovanni Rebecchi, Beniamino Anselmi, Stefano Pareti, Franco Marenghi, Carlo Tagliaferri e Renzo De Candia. Sono questi i nomi del nuovo CDA della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I candidati sono stati proposti dal neopresidente Francesco Scaravaggi e votati dall'Assemblea. È stata importante, tanti chiarimenti. L'obiettivo era quello di riuscire adesso a far muovere la fondazione, superare questo impasse di nuovo inserimento del nuovo consiglio. Il clima è che c'è non, come si chiama, c'è una divisione, questo qui è evidente, che però diciamo il fatto che ci fosse una presenza massiccia dei consiglieri questa volta dimostra che c'è volontà da parte di tutti, ognuno ha le sue idee, ovviamente ci vorrà del tempo, sarà compito del Presidente dimostrare che effettivamente riesce a ottenere la collaborazione di tutti. Il Presidente ha fatto un bellissimo discorso, ha parlato di due argomenti fondamentali. Il primo è la Fondazione da domani deve lavorare e su questo credo che siamo d'accordo tutti, perché non ci stiamo strumentalizzazioni di chi è contro, quindi la Fondazione da domani deve lavorare. Il secondo è il Presidente è un Presidente di tutti. Il Consiglio della Fondazione si è riunito oggi presso la sede di Via Sant'Eufemia. Un'occasione anche per approvare il bilancio, che è passato, ma non all'unanimità. Dei 23 presenti, 15 hanno votato a favore, 6 contrari, tra i quali Sergio Giglio, 2 gli astenuti. Il neopresidente ha sottolineato l'impegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano a favore della città. Per il 2013-2014 il bilancio prevede erogazioni per oltre 6 milioni di euro. Oggi il mio parere è che è andato in modo molto positivo. Molto positivo. Si è discusso su tutti gli elementi principali del bilancio. È un bilancio, un buon bilancio. Dovete pensare che la fondazione c'è, la fondazione esiste, non è scomparsa come altre fondazioni analoghe attorno a noi. E questo bilancio, per quello che mi soddisfa come presidente, pone anche la disponibilità a dover erogare nel 2013 e nel 2014 ancora molto bene.